Buongiorno a tutti, volevo parlare di Mulholland Drive, un film di David Lynch del 2001 con Naomi Watts e Diane Selwyn. Allora, per me forse è il miglior film di David Lynch, o ad ogni modo il migliore che ho visto, migliore di Lost Highway, migliore di Sailor e Luna, migliore di Dune, anche come si chiama, quello col vecchietto sul trattore, una storia vera, true story, insomma, anche quello era molto bello. Però Mulholland Drive è veramente quello che preferisco, quello che mi sembra che faccia veramente la migliore sintesi tra un film relativamente accessibile e il mondo immaginario fatto di non di follia, ma di surrealismo e di cose un po' più difficili da apprendesi, cioè in francese, da comprendere, del mondo fantastico di David Lynch, insomma. Ho un amico francese che una volta aveva parlato di questo film e l'aveva definito come un sogno d'occhi aperti, cioè un film che assomiglia a un sogno, nel senso che lo vedi e come in un sogno, mentre lo vivi, ti sembra tutto logico, anche se quando ti svegli e ci ripensi, vedi che non ha senso tutto quello che è tutto molto illogico, però nell'istante in cui lo vivi, le illogicità che si susseguono però ti sembrano plausibili, ti sembrano comunque logiche mentre le vivi, e anche se dopo ripensandoci sembra tutto illogico. Ecco, come vivere un sogno, guardare un film, un sogno al cinema. È un film straordinario, girato benissimo e ovviamente la prima volta che lo si vede è un po' difficile da capire, perché è tutto montato un po', non dico da rinfusa, ma con un ordine tutto sparso. Non so che altro dire, a parte che esiste un documentario accessibile su YouTube che si chiama Retour à Mulholland Drive, un documentario fatto da un francese in due parti, metterò il link nella descrizione. Ed è un documentario che rimonta tutto il film nell'ordine e spiega tutto il film. E una volta che vedi questo documentario non puoi fare altro che dire: porca puttana, ma è proprio così. E quindi una volta rimonta, come in un sogno in cui c'è tutto, ma è tutto un po' non nell'ordine giusto, una volta che vedi il documentario che ti rimonta tutto nell'ordine giusto, tutto è di una limpidezza incredibile, tutto è logico, tutto è evidente, tutto è palese, tutto è lì, in realtà c'è tutto nel film, è solo che alcune scene sono messe prima o messe dopo, ci sono dei flashback, è vero, qualche sequenza, qualche immagine un po' allegorica, quindi non molto chiara a una prima visione, ma in realtà una volta tutto spiegato e rimontato è tutto perfetto. Ecco, io sono uno che pensa che un'opera d'arte deve sempre essere comunque accessibile e comprensibile a una prima visione, che poi delle successive visioni possono aprire delle porte per altre chiavi di lettura. Mulholland Drive non è così, in realtà la prima visione non ti permette, a meno che forse di essere veramente di un'intelligenza superiore, di capire veramente la storia che c'è in quel film, ma al tempo stesso ha questa straordinaria qualità di essere talmente bello e affascinante da vedere che è come un sogno, è come se sotto sotto nell'inconscio capisci che c'è un senso, anche se le cose ti vengono presentate in un modo un po' sparso, ecco. Come in un sogno capisci che c'è un senso sotto sotto, anche se tutto non ti è chiaro. Questo documentario ti permette di svelare un po' le chiavi del mistero, quindi invito tutti a vedere il film se non l'hanno fatto, che è veramente splendido da vedere proprio come un sogno d'occhi aperti. E in seguito, se non si riesce a capire, che è probabile la prima volta, vedere il documentario che ti spiega tutto il film e rimanere veramente strabiliati dall'intelligenza del film, dalla bellezza della storia, una storia tragica di una giovane donna che vuole sfondare a Hollywood, grosso modo, e poi gli succedono tante cose. C'è un regista, ci sono delle azioni con la mafia che finanzia Hollywood, e poi c'è una storia tragica di amore omosessuale, cioè lesbico, di gelosia, di assassinio, c'è tutto, ed è veramente
straordinario, secondo me il capolavoro di David Lynch, da vedere e rivedere assolutamente, e soprattutto vedere il documentario che spiega il film. Ciao a tutti, a presto.